Buon pomeriggio a tutti quanti e a tutte quante, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Maximilianus, uno zaino per un libro di storia. Eccoci di nuovo qua insieme per aprire di nuovo il nostro libro di storia universale e fare due chiacchiere su delle pagine che ci devono riempire di interesse e di passione e che, come dico sempre, dovrebbero aiutarci a fare capire qualcosa di noi stessi e del mondo che ci circonda. Oggi l'argomento, come forse potreste intuire dallo sfondo, è il Rinascimento. Bene, iniziamo. Nel corso del XIV secolo, l'Europa subì una forte crisi che vide principalmente come massimi e principali attori un insieme di guerre e di ribellioni, un diminuimento della popolazione, in fattispecie rurale, quella più povera, quella meno guaribile, insomma, e un venir meno di quel poco ottimismo che nei secoli precedenti poteva esserci. Ovvio che il Medioevo non è che fosse chissà quale epoca di ottimismo, però un po' di ottimismo nel basso Medioevo comunque c'era. Il tutto questo che ho detto, sullo sfondo del totale fallimento delle crociate, Gerusalemme, la Terra Santa, rimasero e rimarranno in mano islamica, della mano dei turchi selgiuchidi o dei fatimidi d'Egitto. Sullo sfondo dell'espansione minacciosa dell'impero mongolo, Gengis Khan, e dei canati tartari, che arrivarono a mettere in serio pericolo regni come l'Ungheria e come il Sacro Romano Impero stesso. E infine, sullo sfondo della pestilenza che falciò senza pietà le parti più povere e più superstiziose della popolazione del vecchio continente, della popolazione europea. Ma tutto sommato, al termine di questa lunga e intensa crisi, per l'appunto passata alla storia come la crisi del 300, come la crisi del 1300, ci furono i preamboli per una rinascita, in particolar modo a livello economico, laddove l'economia quasi totalmente rurale del Medioevo e del feudalesimo poté crescere e, in quanto, come già detto, la popolazione era diminuita, poté donare un surplus che andò a beneficiare il mercato, andò a beneficiare la classe mercantile e quindi la nascente borghesia, andò a beneficiare le varie fiere che già nel basso Medioevo, già nel 1200, si tenevano in terra tedesca o francese. La stessa cosa, ovviamente, valse anche per la produzione artigianale, per l'artigianato, con la conseguenza che le regioni europee, in questo senso più produttive a livello agricolo e artigianale, cioè l'Italia e le Fiandre, ebbero uno sviluppo assai fiorente. Ma in realtà il vero cambiamento che intercorse tra la fine del XIII secolo 1200 e all'inizio del XV secolo 1400 fu senza dubbio di ordine culturale. Già nell'epoca di poco antecedente alle crociate, anche grazie ai traduttori arabi, vennero scoperti i testi più importanti, principali, della filosofia greca, quei testi che erano considerati perduti, tra i quali quelli di Aristotele. Aristotele prima non era tanto conosciuto. Qualche secolo dopo, tra XIII e XIV secolo, quindi tra 1200 e 1300, i celebri Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio diedero avvio a un nuovo modo di approcciarsi alle lettere e allo studio del passato stesso, laddove specialmente il primo, cioè Petrarca,
iniziò a prendere interesse per la ricerca della produzione scritta greco-romana, in particolar modo latina, in particolar modo romana. Non sempre in linea, ma scusate la tosse. Non sempre in linea, ma nemmeno non sempre in contrapposizione con le divine lettere, cioè con la Bibbia, con lo studio della Bibbia, con l'importanza della fede e della religione, nacquero le umane lettere, cioè nacque l'interesse per quella letteratura che aveva per oggetto l'uomo, la sua educazione, la sua formazione intellettuale, le sue capacità intellettuali e artistiche. Così a questo punto si ruppero alcuni indugi, alcune precauzioni e si iniziarono a leggere seriamente i pochi testi rimasti della romanità antica e ovviamente a cercarne i perduti. Si iniziò a studiare le opere architettoniche dei romani, quelle rimaste, e si perfezionò il modo di intendere l'arte, cercando di applicarle formule molto più matematiche, molto più geometriche e armoniche di prima. Iniziò a essere studiata, per esempio, la prospettiva. Nacque lo studio dei testi antichi, la ricerca su di loro, la lettura delle varie trascrizioni, cercandone incoerenze, errori di copiatura, interpretazioni, comparandole. Si rovistarono le vecchie biblioteche dei vecchi monasteri. Si ruppe con quella linea per cui i testi antichi dovevano essere letti solo in funzione del cristianesimo, cioè quella linea che scartava la lettura di tutto ciò che non era in sintonia con la fede cristiana. Anzi, su questo punto furono smentiti tramite i primi studiosi, i primi umanisti, perché le umane lettere è l'umanesimo, sono l'umanesimo, tramite gli studiosi appunto furono smentiti tutti i creduti e riferimenti a Gesù Cristo contenuti nelle bucoliche di Virgilio, è un esempio. Furono messe in dubbio le presunte lettere tra San Paolo di Tarso e Seneca, Lucio Neo Seneca, e fu smentita clamorosamente la donazione di Costantino, che tuttora risulta essere per l'appunto un falso, un documento fasullo, la cui stesura non risale al IV secolo, ma all'VIII secolo, quando cioè i Longobardi, poi sconfitti da Carlo Magno, minacciavano la Roma del Papa, e il Papa, per essere più sicuro, si inventò questo documento in cui un'autorità non criticabile, quindi Costantino, gli donava del terreno, gli donava lo stato che sarà, sta che, sarà diventato, scusate, che sarà diventato per l'appunto lo stato della Chiesa. Insomma, su questo punto nacque la filologia, che è tuttora lo studio critico dei reperti testuali, la comparazione dei reperti testuali, lo studio critico dei testi della grecità e della romanità. Pur tuttavia, parafrasando quanto Giovanni Gentile, un filosofo hegeliano del XX secolo, scrisse in una critica, l'umanesimo non fu vera e propria azione, ma l'umanesimo fu più che altro la contemplazione di un ideale perduto di umanità, una contemplazione dell'ideale di grecità e di romanità, in attesa che quanto contemplato e studiato venisse di seguito trasposto nella vita politica, sociale, artistica e quotidiana di ogni uomo, di tutti i giorni. Fu soltanto in questo senso riportare alla luce ciò che sembrava perduto o nascosto. Fu macinare intorno a queste scoperte, ma non fu un'immediata applicazione di quanto scoperto alla realtà. E questa, del resto, è la differenza essenziale tra l'umanesimo e il Rinascimento. Il Rinascimento, infatti, seppe applicare al reale tutto ciò che venne conquistato sul piano dello studio e dell'ideale.
In realtà, mentre la storiografia non muove nulla contro il termine umanesimo e contro l'uso di questo termine, al contrario, dimostra alcune posizioni critiche di fronte a quello di Rinascimento. In particolar modo, questo termine altisonante non nacque in quell'epoca, non nacque nel XV o nel XVI secolo. Non nacque nell'epoca di cui stiamo parlando, ma fu coniato nel XIX secolo, nel 1800, dallo storico francese Michelet, che ne scrisse nel 1840, e dallo storico tedesco Burckhardt, che ne scrisse nel 1860, in un contesto dove, dopo l'infatuazione romantica per il Medioevo, il positivismo stava dilagando e stava ritornando in auge, quantomeno in ambienti scientifici, e la storia iniziò a diventare una scienza proprio in quel periodo, quel pensiero di illuminista memoria. Quel pensiero di illuminista memoria più volte ormai smentito, per cui il Medioevo fu un'età oscura, un'età di barbarie, di decadenza, di insanabile violenza, di morte, di distruzione, di annientamento, e di tutto ciò che è male, dolore e sofferenza. Per cui, in rottura con il Medioevo, questi due studiosi vollero chiamare Rinascimento quei nuovi modi di vedere il mondo dopo il 300, alludendovi per l'appunto a una rinascita. Oggi, però, benché nessuno rifiuti di usare il termine Rinascimento, si è più sulla linea di evidenziare i caratteri di continuità tra basso medioevo e rinascimento, per esempio la fioritura della borghesia, la fioritura dei borghi, delle città, del mercato, la stessa letteratura, pensiamo a Dante Alighieri, pensiamo appunto a Petrarca, a Boccaccio. Ma questo in realtà è più che altro un problema storiografico che non mi sento di trattare quantomeno in questa sede. Ma che cos'è? Cos'è questo rinascimento? Che diavolo è? Per rinascimento si intende appunto l'applicazione tra XV e XVI secolo degli studi e degli ideali umanisti alla realtà dell'arte, della bellezza, delle lettere, della politica, della società e del progresso tecnico-scientifico. E inizialmente è un fenomeno che riguardò soltanto l'Italia, in particolar modo centro settentrionale e in parte le Fiandre, quelle regioni che, come si è detto un po' prima e come ho già detto un po' prima, erano per l'appunto le più ricche e più fiorenti dopo la crisi del 1300. E all'inizio il Rinascimento fu più che altro una questione estetica, cioè una questione di arte, di bellezza e di gusto, laddove geni come Brunelleschi, Bramante, Leonardo da Vinci, Masaccio, Donatello, Michelangelo Buonarroti seppero regalare degli splendidi, splendidissimi, meravigliosi quadri, affreschi, sculture, architetture, dove si può tuttora scorgere un notevole interesse per il corpo umano, una notevole precisione anatomica, il ritorno a principi greco-romani, una padronanza assoluta della prospettiva, della profondità, dei colori, il ritorno allo schema circolare e non a croce per i luoghi sacri. All'inizio, inoltre, il Rinascimento era anche un porre, un mettere l'uomo, e forse in parte nemmeno più Dio, al centro di tutto l'universo. In questo senso caddero molti tabù medievali, benché con forti limiti, si potevano usare solo cadaveri di prigionieri, di eretici, di giustiziati, di persone considerate malate, moralmente, si sviluppò l'anatomia, per esempio, che tramite le prime autopsie portò alla conoscenza del corpo umano, degli organi, della loro funzione, del sangue. Gli artisti poterono cimentarsi, anche più o meno pagati dal Papa, nella raffigurazione di corpi nudi. Cadde già con il Decameron di Boccaccio il pregiudizio per cui la donna o era un demone,
la propagazione, la manifestazione di Satana, del diavolo, oppure è una creatura angelica, un angelo, di dantesca memoria, pensiamo Beatrice. E si iniziò a considerarla invece semplicemente donna, la parte femminile dell'umanità, la parte femminile dell'essere umano, senza ulteriori esagerazioni. E poeti e poetucoli di corte si cimentarono anche in canzoni spinte, volgari, che prima, probabilmente nel basso medioevo, avrebbero decretato la loro fine sul rogo, la loro prigionia. Invece adesso potevano scrivere queste canzonacce liberamente, anzi, facendo ridere non solo i principi, non solo i duchi, ma anche i cardinali, anche il papa. Ma a un certo punto il Rinascimento si fece una questione anche politica, una questione politica, economica e sociale, tanto che in Italia coincise con la presa di potere e con il consolidamento delle signorie. Ne elenco alcune: i Visconti, poi gli Sforza Milano, gli Scaligeri, cioè della Scala a Verona, gli Scaligeri, i Gonzaga a Mantova, gli Estensi, cioè i Duchi d'Este a Ferrara. E infine loro, i De Medici a Firenze. Gran parte di costoro, però, in realtà non erano nobili discendenti dai duchi, dai marchesi, dai conti di Carlo Magno e nemmeno dai suoi cavalieri, ma erano borghesi che, arricchitisi con il commercio, con il negozio in botteghe, divennero così sempre più potenti, forti e ricchi, da monopolizzare la vita sociale e politica delle proprie città. Spesso costoro non presero nemmeno il potere con la forza, ma tale potere fu loro affidato dal popolo stesso. E perché accadde questo? Perché a quest'ultimo, al popolo, essi, costoro, apparivano come personaggi saggi, sapienti, super partes, al di sopra delle parti, capaci di far terminare violentissimi scontri tra le famiglie più ricche e più potenti. E se volete una testimonianza di questo, andate a vedere la figura del principe di Verona, della Scala, in Romeo e Giulietta di William Shakespeare. E tutti questi duchi, questi principi, spesso di origine plebea, quindi sono di origine plebea, alcuni di essi, nati dalla realtà comunale italiana e spesso riconosciuti dalle autorità dell'epoca, usarono l'arte per osannare il proprio potere, la propria ricchezza, facevano gara di chi era più mecenate degli altri. Erano per l'appunto grandi mecenati, proteggevano e pagavano, in parte li pagavano, pagavano artisti, spesso essi stessi, come Lorenzo il Magnifico, si cimentavano nel mondo delle arti, della poesia, della letteratura, ma al tempo stesso riorganizzarono in modo sicuramente più verticista di prima la società post-comunale. Divennero di fatto dei monarchi assoluti, dei re assoluti, e ogni grande città italiana come Milano, Venezia, Mantova, Verona, Firenze divenne capitale di qualcosa, o di uno stato più o meno grande, di uno staterello, di un'intera regione, di uno stato molto più ampio, e tra tutti questi principi, ovviamente, si distinse quasi sempre chi? Il Papa. Sì, quel Papa che, come Alessandro VI, Giulio II, al secolo Giuliano della Rovere, Leone X, non era un pastore spirituale, non era il capo spirituale della Chiesa cattolica, ma era un vero e proprio monarca assoluto, dedito agli affari laici più scottanti, per esempio a dividere il mondo tra le potenze, si veda Alessandro VI, ai piaceri, sempre il Borgia, alla guerra, Giulio II partecipava alle operazioni militari, alle operazioni di guerra, e a beceri affari economici, si veda Leone X con la famosa vendita delle indulgenze, dove anche in questo caso qualsiasi opera d'arte era ben accetta per esaltare il potere della Roma papale. Ma man mano che il XV secolo procedeva, andava avanti, man mano che grazie all'invenzione di Gutenberg della stampa a caratteri mobili,
avvenuta già alla fine del XIV secolo, circolavano libri, man mano che la tecnica si raffinò sempre più, specialmente nel campo dell'estrazione mineraria, dell'architettura e ovviamente nel campo balistico, cioè dei trabucchi, dei cannoni, delle prime armi da fuoco, man mano che gli esploratori riferivano di terre nuove, cioè di un grandioso nuovo mondo, si perse nella ricerca scientifica quella fiducia per cui l'uomo e la terra stessa sarebbero state e stati al centro dell'universo. L'aristotelismo scolastico, tomista, che pure continuava a essere usato per spiegare il moto, il movimento, la caduta dei gravi, la caduta dei corpi, iniziò a essere rimpiazzato dal neoplatonismo, cioè da una concezione in parte platonica, in cui, tra molte altre cose, tutto della realtà doveva essere letto in caratteri matematici, tutto doveva essere letto e misurato quantitativamente e non più qualitativamente. Non importava più la qualità, ma importava la quantità. Non importava più la qualità, che la qualità non è qualcosa di misurabile in modo matematico, ma importava la quantità, il peso, la lunghezza, queste cose. Paradossalmente, mentre le arti, le lettere, la fede stessa celebravano l'uomo come la creatura migliore dell'universo, quasi un dio in terra, la terra come l'unico mondo abitato, come qualcosa che sta al centro di tutto, mentre le corti italiane, litigando deplorevolmente tra loro e sancendo di fatto la distruzione dell'autonomia italiana, perché questi litigi portarono nel 1500 all'arrivo degli spagnoli, dei francesi e di tutto il resto, quindi dalla fine dell'indipendenza italiana, affermavano questi, mentre queste corti, questi principi affermavano la loro logica di potenza, le une sulle altre, e ogni principe di fatto era anche lui un dio in terra, per cui doveva essere fatta la sua volontà in guerra, in pace, nei trattati, alcuni filosofi, scienziati ed esploratori iniziarono a mettere in dubbio che tutto questo fosse vero e reale, e si aprirono per primi all'idea della possibilità di infiniti mondi dove l'uomo e la terra, essenzialmente e sostanzialmente, cosa sono? Non sono nulla. Nacque così o si intensificò una spaccatura, una frattura all'interno dell'umanità e del genere umano, tanto per riprendere un attimo il pensiero di Nietzsche. Una frattura del pensiero dell'essere umano, una frattura che portò alla fine a estremismi, fanatismi, incomprensioni da una parte e dall'altra e che tuttora va avanti. Cioè, tuttora, in parte, c'è una spaccatura tra la fede e la scienza, tra il mondo delle arti, il mondo della bellezza e il mondo della ragione, tra il mondo sentimentale e il mondo razionale. Ma di tutto questo si parlerà nelle prossime puntate, sia a livello di rivoluzione scientifica, sia a livello puramente, propriamente filosofico. Spero che sia stata una lezione chiara, bella. Io vi do appuntamento, con le prossime puntate. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao!